Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder! Ragazzi miei, tenetevi forte, ragazzi! Tenetevi forte perché in questo video avremo delle news davvero super mega galattiche da portarvi, ragazzi. Due immagini per voi in anteprima incredibile che vi faranno tremare le gambe e tutta la ciccia che avete qua sotto le braccia, ragazzi. Porco Giuda, porco. Sono state recuperate dal team che lavora insieme a mio grandissimo amico di Data Miner, il nostro amico, quello che succede su Twitch e YouTube, dei file inerenti le nuove location della mappa di Fortnite, ragazzi. Porca di quella porca. Abbiamo visto, ragazzi, nel video di ieri sera, l'ultimo che ho pubblicato alle 22 circa, che sono apparsi nella mappa nuovi portali, nuovi squarci temporali che, ragazzi, è confermato, stanno risucchiando tutte le location della mappa che noi conoscevamo. È una mossa geniale, ragazzi, da parte di Epic Games inserire questi squarci perché così loro possono avere la base della mappa e sostituire a loro piacimento tutte le city o le location che vogliono. Graficamente parlando, e ci sta perché hai già una mappa consolidata dove gli vai a cambiare solamente delle cose e ristravolgi tutto il gioco non modificando la struttura base portante del gioco stesso. Cosa sono questi portali, ragazzi? Abbiamo visti qualche giorno fa il primo a rifugio ritirato, Vlops, in un giorno si è fulminato l'insegna di rifugio ritirato. Ieri ne abbiamo visto un altro a Tomata Motel, Svlop, oggi si è fulminato tutta l'insegna del motel. Arrivederci, grazie, è stato un piacere. Ne è apparso un altro, ragazzi, lo vedrete meglio in un video esplicativo. Questo a metà mattina circa ne è apparso un altro sul pomodorone di Tomato Town. Quindi, ragazzi, fategli le ultime fotografie perché Tomato probabilmente insieme agli altri posti non li vedremo mai più. Questi squarci temporali, ragazzi, in realtà hanno una teoria. Una delle teorie più serie che ho visto, poi andiamo a vedere tutto, è quella della nostra amica Aurora, ragazzi, del team dei TNF. Lei dice, e non è male, è una bella teoria. Lei dice che lo spaccatutto, in poche parole, non era cattivo, nel senso non voleva danneggiare o far casino. Lui, mentre stavano girando il film dei supereroi, ha voluto modificare il razzo e il razzo, ragazzi, in realtà non doveva funzionare, era semplicemente utilizzato come scenografia dei supereroi. Modificando lui il rocket con le pietre del meteorite che appunto si sono sparse per tutta la mappa nel cratere, ha creato degli squarci temporali per poter ottenere la potenza necessaria e riuscire a rompere lo spazio-tempo per tornare nel suo paese. In poche parole, ragazzi, lo spaccatutto è arrivato, ha fatto macello, se n'è andato, nessuno l'ha più visto. Però ha creato questa distruzione temporale che è geniale come punto di collegamento per la modifica della mappa. Per quello che riguarda, ragazzi, invece la modifica della mappa, io voglio farvi vedere un file che vi farà accapponare i capelli, ragazzi. Questi sono file presi dal codice sorgente di Fortnite, quindi file ufficiali, ragazzi. Siete pronti? 3, 2, 1, sgapegno! Ragazzi, dici, raga, queste sono le parti delle nuove location. Ce le abbiamo, ragazzi. Guardate, il primo Fort Pizza Clown potrebbe tranquillamente essere sostituito al vecchio Tomato Town. Abbiamo il Desert Skeleton e qui con il Desert Skeleton, il deserto degli scheletri, chiamiamolo così, o lo scheletro desertico, vedi un po'.
potrebbe anche aumentare la teoria del possibile rientro della Skull Trooper. Ne parleremo più avanti. Adesso limitiamoci a goderci i nomi delle nuove location. Abbiamo il Sing Camp Gate, che potrebbe tranquillamente essere sostituito al rifugio ritirato, potrebbe essere un campo scout tipo. Abbiamo il Viking Anchor, e qui ragazzi il Viking Anchor è una cosa che dovrebbe farvi tremare, perché ragazzi io ho visto delle immagini, ma non ve le sto pubblicando perché potrebbero non essere vere. Quindi io, ragazzi, se una cosa è al 90% ufficiale io ve la porto, se ho dei dubbi io in primis non ve la faccio neanche vedere. Ma ho visto dei file che mostravano uno squarcio nella mappa dove il mare andava a congiungersi a Salty Lake, al lago. Da lì veniva creato un porto, però non dico niente, potrebbe essere il Viking Anchor, non lo sappiamo. E poi ragazzi, guardate la quinta riga, quella di cui tutti oramai parlavamo, il Wild West Stage Coach. Quindi ragazzi, potrebbe in realtà non essere, in realtà, come si dice, magari una scenografia, potrebbe essere davvero il Far West, ragazzi. Andiamo avanti, abbiamo il Der Big Button. Boh, c'entra sicuramente tutto il corso commercio dove c'è il Der Burger. Vedremo le modifiche. Abbiamo il... ah no, Der Big Button e Der Big Top, quindi bottom è in basso, top è in alto. Abbiamo Motel Sample B Busted, quindi lì invece parla sicuramente del motel. E per chiudere ragazzi, il Noms Grocery potrebbe essere qualcosa che ancora non sappiamo. Sappiamo però ragazzi, con questo file incredibile, tutte le nuove location, o magari parte delle nuove location che vedremo nella mappa. E non è finito, ve lo butto lì, c'ho un'immagine che quando l'ho visto ho detto non ci credo. Ragazzi, guardate che cosa, io credo che sia nel Pizza Clown quell'immagine che gli faccio dire. Questa è una mia idea, ve la butto proprio così. Ragazzi, guardate un po', aspetta, Prot! Ragazzi, verrà inserito da qualche parte un Pungible. Non sappiamo cosa fa, cosa serve, perché c'è, non ne abbiamo idea, ma c'è ragazzi. Quindi questa la lascio a voi. Leggiamo sopra dei nomi, c'è un Bo, c'è una A e poi c'è un Ru, io non riesco a vedere bene perché ho i faretti sparati in faccia, però ragazzi chissà cosa farà questo Pungible. Beh ragazzi, io spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, a me ha fatto gasare un sacco farvelo vedere e registrarlo per voi ragazzi. Davvero, guardate, eccolo lì in alto, guardalo in alto, il portale del tomato se lo sta per risucchiare. Arrivederci pomodoro. Vi ricordo ragazzi, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, e se vi è piaciuto il video iscrivetevi in tantissimi al canale, e noi ci vediamo in live. Ciao!